Buongiorno, oggi continueremo la nostra visita al Museo Nazionale Etrusco di Chiusi, imparando qualcosa a proposito degli antenati del popolo etrusco. Proseguendo il nostro itinerario, giungiamo all'età del ferro, detta anche Villa Noviano, dal nome di Villanova di Castenaso, il luogo in cui fu scoperta per la prima volta. Siamo arrivati nei secoli IX e VIII a.C., proprio alle soglie della storia. In questo periodo i colli circostanti la città di Chiusi sono frequentati da numerosi gruppi umani che possiamo considerare come gli antenati degli Etruschi. Sui rilievi occidentali e settentrionali erano posti villaggi di capanne e necropoli di incenerazione. L'abitato più esteso ad oggi conosciuto è quello di Monte Venere ed era suddiviso almeno in due gruppi di capanne. Vieni a vedere! Gli oggetti ritrovati in queste capanne sono molto simili a quelli dell'età del bronzo finale e comprendono ceramiche decorate in modo molto raffinato e con svariati motivi geometrici come croci, zigzag, meandri e svastiche. Questa bellissima tazza decorata di impressioni ha un aspetto molto scuro, levigato e lucido, è proprio elegante! Questo curioso frammento di pietra arenaria, invece, è parte di una matrice che serviva a realizzare anellini in bronzo. Il prezioso metallo, una volta fuso, era colato in questi sottilissimi solchi fino a raggiungere l'incisione circolare dell'anellino. Queste tre ampie vetrine custodiscono i reperti provenienti dalle necropoli con tombe a Pozzetto di Poggio Renzo. I corredi funerari erano composti dal cinerario biconico, dalla ciotola di copertura e da piccoli oggetti in bronzo, pietre dure, osso e ceramica, molto importanti perché ci svelano le usanze, i valori e le credenze delle antiche genti villanoviane. Oh, e questo è un bellissimo biconico in lamina di bronzo, decorato a sbalzo. Sicuramente apparteneva a una persona molto importante nel villaggio. Chissà, forse un capovillaggio? Che belle queste fibule a disco! Donne e uomini si fermavano le vesti con delle spille grandi e preziose, come queste. L'allungamento a forma di disco, oltre ad abbellire la fibula, era utile per farvi poggiare l'estremità appuntita del lago, così da non rischiare di pungersi la pelle. Ecco il bellissimo coperchio dell'abbraccio. Si tratta di un coperchio decorato a motivi geometrici e sulla sommità spiccano due figure modellate con la semplice argilla nell'atto di un abbraccio. Pensando alla destinazione del biconico e del suo coperchio, capiamo che questo è un gesto di saluto tra due persone che si congedano, oppure finalmente si ritrovano.